28 novembre 2022. Dov'è la nostra anima? È ancora nel nostro corpo? Oppure l'abbiamo dispersa in mezzo ai nostri problemi, in mezzo alle nostre preoccupazioni, in mezzo alla nostra paura? Ci verrà chiesto un giorno cosa abbiamo fatto per rendere più bello questo mondo. Abbiamo migliorato questo nostro mondo? L'abbiamo reso un po' più bello? Oppure ci siamo limitati a criticare? Ci verrà chiesto, abbiamo testimoniato quella che noi ritenevamo verità, oppure ci siamo limitati a dire questo ha ragione e questo ha torto? Ci sono elementi che fanno la differenza tra gli umani e quelli che ormai umani più non sono, e uno di questi è sicuramente la compassione. Uno dei modi più belli per rendere questo mondo migliore è proprio l'esercizio della compassione, essere compartecipi del dolore e della gioia altrui, senza nessun retropensiero, senza nessuno fine secondario. Avere la gioia insieme, avere il dolore insieme, è questo che ci rende umani. Che poi entità avverse, entità terze, siano venute a rapirci l'anima e farci cadere nel buio assoluto, nel materialismo storico, come dicono quelli difficili. È una realtà, ma questo non ci impedisce di realizzare un mondo più bello. Non ci impedisce di agire ogni giorno, anche nelle piccole cose, e rendere questo mondo un po' più bello. Non è facile, certamente, ma se ognuno migliora il mondo anche di una piccola cosa, anche nel linguaggio, anche nella testimonianza, anche nel suo piccolo mondo, sicuramente anche il grande mondo sarà migliore. La testimonianza del bello, la testimonianza della verità, la testimonianza del giusto. Buona giornata.